Finalmente si inizia, non vedevamo l'ora, è stato comunque un precampionato lungo perché con lo slittamento del campionato, ovviamente non avendo poi dovuto fare gare ufficiali, insomma, non vedevamo l'ora che arrivasse questo giorno, quindi siamo tutti sicuramente emozionati, carichi, vogliosi, insomma, di partire subito col piede giusto. Vabbè, indubbio che i derby sono sempre delle gare particolari, quindi sappiamo che sono delle gare uniche, diverse da tutte le altre, anche perché ci sono comunque piazze di grande tradizione, di grande rivalità, e quindi indubbiamente saranno partite molto molto difficili, come lo sono tutte. È la prima cosa che ho detto quando mi è stato chiesto di commentare il calendario, ho detto saranno tutte battaglie, tutte gare che vanno giocate, niente sarà già predisposto, quindi ogni gara sarà per noi un banco di prova per cercare, insomma, di far vedere che quello che, insomma, abbiamo fatto in questo mese e mezzo sia un buon viatico per un campionato, insomma, molto ambizioso per quelli che sono i nostri obiettivi. Le prime gare sono sempre delle incognite, lo stiamo vedendo nei massimi campionati, in Serie A e Serie B, risultati molto sorprendenti proprio perché la condizione non è ancora ottimale, dove i giocatori arrivano un po' alla spicciolata, quindi devi essere bravo a buttarli dentro nei modi giusti, coi tempi giusti, cercando piano piano di amalgamare e omogeneizzare un po' la condizione fisica. Ripeto, abbiamo avuto l'opportunità di iniziare il ritiro con un gruppo già ben formato, piano piano si sono naturalmente accodati gli ultimi acquisti e piano piano naturalmente cercheremo di integrarli nel gruppo, dandogli minutaggio sia naturalmente a partita in corso e poi piano piano vedremo quello che dirà, anche perché poi tra 3 settimane ci sarà subito un'infrasettimanale e lì sarà importante avere, diciamo, quasi tutti ad una condizione accettabile in modo da poter anche da una partita all'altra, nel giro di 3-4 giorni, poter anche mettere 7-8 giocatori freschi. Il Latina è una squadra tosta, rognosa perché corre molto, ti pressa, grande aggressività, ha delle individualità di grande qualità. Giocatori molto veloci, quindi una squadra dove bisogna avere grandissimo rispetto, da prendere con le molle, ma noi, per mia mentalità, io non sottovaluto nessuno, io ho grande rispetto degli avversari perché tutte le squadre ci potrebbero mettere in difficoltà se non scendiamo in campo con la mentalità giusta, con l'atteggiamento giusto, questo lo sappiamo. E è normale, dobbiamo cercare di fare la nostra partita e limitarla il più possibile e alla lunga evidenziare l'eventuale superiorità tecnica che abbiamo in questo momento nei loro confronti. Non posso assolutamente dire niente, posso solo fare i complimenti naturalmente ai direttori per il lavoro svolto, per essere riusciti non solo a portare ad Avellino giocatori importanti, ma soprattutto con le tempistiche giuste cercare poi di smaltire quelli che erano i giocatori che non facevano più parte del progetto tecnico. E naturalmente devo ringraziare la società che naturalmente non ha lesinato energie per seguire le direttive dei direttori e nello stesso tempo accontentare affinché il tasso, insomma, qualitativo di esperienza e tecnico della squadra si alzasse. È una cosa che poi va alimentata in base alle prestazioni e in base ai risultati. Sappiamo di aver allestito una squadra, credo, competitiva in un girone di ferro dove ci sono tantissime squadre forti che hanno degli obiettivi importanti e quindi noi dobbiamo essere bravi a creare un gruppo forte, granitico, dove le prestazioni e poi i risultati fanno naturalmente aumentare di partita in partita l'autostima. Lo sappiamo, ragazzi, solo i risultati fanno sì che succede questo, perché puoi pensare di essere, diciamo, forte, però se poi i risultati vengono meno, questa autostima inevitabilmente viene un po' a calare e questo non deve accadere, non dobbiamo permetterlo. Ma quelle che ho sempre vissuto per questa piazza, ti ripeto, che conosco benissimo, quindi le ho vissute da calciatore, Quest'anno magari un po' le ho diverso. viste. Ma è normale dopo quello che è stato il finale di stagione, inevitabilmente sento ancora di più il senso di responsabilità.
e quindi, però dentro di me, ti ripeto, c'è una grande carica, una grande determinazione, cosa che ho cercato di trasmettere dal primo giorno di ritiro ai miei ragazzi. E poi è normale che da allenatore devo anche essere bravo a gestire bene questo tipo di emozioni, di pressioni, perché poi inevitabilmente andrebbero poi a scaricarle sulla squadra e non sempre poi sono fattori positivi. Sorriso di ciao. Ma sono valutazioni che si fanno, poi passano i mesi, anche i calciatori cambiano atteggiamento, cambiano rendimento e quindi confrontandoci un po' con i direttori abbiamo fatto delle valutazioni che le caratteristiche di Manuel, anche un'età e delle prospettive sicuramente di crescita, era giusto puntare su di lui e lasciare Rizzo magari fare esperienza da un'altra parte. Sicuramente è un Avellino molto molto competitivo. È difficile fare sempre dei paragoni perché naturalmente posso parlare un po' su quelli in cui io ho allenato, dove hai più percezione perché i calciatori li conosci meglio. Dall'esterno si ha un'idea sempre un po' falsata, no? Perché i calciatori poi li vai a conoscere nel profondo, con tutti i pregi e difetti, solamente quando li alleni. E per quanto riguarda l'altra cosa, ti ripeto, io ho solo voglia di fare il mio mestiere, l'ho sempre fatto con grande passione, curando tutti gli aspetti, tutti i particolari, non ho mai lesinato energie, non ho mai, ho cercato sempre di curare tutti gli aspetti, tutti i particolari, quindi io, nel momento in cui ho iniziato a fare questo mestiere, la prima cosa che mi sono detto, devi dare ai tuoi calciatori, alle tue società che comunque investono su di te e credono in te, devi dare tutto te stesso. È quello che cerco di fare. Tante volte, come si dice, la ciambella è riuscita col buco, alcune volte è riuscita un po' meno, ma uno non deve perdere l'entusiasmo, non deve perdere la convinzione. Non deve perdere l'autostima che inevitabilmente, come capita anche ai calciatori, può venir meno quando poi i risultati non arrivano. Ma ti ripeto, parlando sempre sulla carta, di organici sulla carta, credo che Benevento, Crotone, ci metterei anche il Catania, pur essendo una neopromossa, una grandissima piazza, credo che abbia fatto un ottimo mercato. E quindi insieme all'Avellino credo che queste quattro squadre siano quelle che, ripeto, sulla carta abbiano qualcosa in più delle altre. Il rapporto è ottimo perché il direttore appena arrivato naturalmente mi ha permesso di continuare ad allenare l'Avellino, ci siamo subito confrontati, ci siamo subito intesi, capiti, insieme a Luigi Condò e a Pierfrancesco Strano naturalmente abbiamo dettato un po' le linee di guida di quelle che doveva essere il mercato in entrata e il mercato in uscita. Ho detto loro che sarei stato contento se naturalmente il ritiro avesse avuto gran parte della squadra, ma quei pezzi importanti, quei pezzi che potevano o potessero alzare ancora di più il livello della squadra, avrei aspettato tranquillamente, senza fretta, perché sapevo che poi col finire del mercato si sarebbero aperte delle opportunità, come è stato in effetti. Quindi, da questo punto di vista, so di avere un direttore sportivo, un direttore generale, comunque soprattutto Giorgio, di grandissima personalità, di grandissimo carisma, di grandissima esperienza, molto stimato, insomma, nel panorama calcistico. Quindi, per un allenatore credo sia una figura importante. Lo stesso vale per Luigi Condò, dove c'è il confronto quotidiano, giornaliero, dove naturalmente parliamo a 360 gradi di tutto quello che si fa. Il confronto ci aiuta, no? A capire dove si può migliorare. Loro sono tutti i giorni al campo a vedere gli allenamenti, quindi questo per un allenatore è importante perché parlarsi, confrontarsi ti permette anche di fare degli aggiustamenti in virtù di quello che naturalmente gente competente vede leggermente distaccata. Ma io prendo sempre spunto da quello che ha detto Giorgio Perinetti il primo giorno in conferenza stampa. Sapevamo cos'è la piazza di Avellino, sappiamo cosa bisogna fare, quindi abbiamo l'ambizione di fare un certo tipo di campionato. Poi noi,
diamo agli altri la palma di favorite perché ci sono squadre come Benevento, ripeto, e Crotone che hanno giocato in Serie A 2 anni fa, hanno giocato in Serie B l'anno scorso e di conseguenza inevitabilmente le metto davanti. Noi cercheremo di fare il nostro campionato gestendo bene le pressioni che inevitabilmente ci sono, ci saranno sempre ad Avellino, perché è una piazza che te le dà e noi dobbiamo essere bravi a gestire questo, andando avanti per la nostra strada senza farci troppo condizionare da quello che succede al di fuori, ma con la consapevolezza che la continuità e l'equilibrio sono due parole che ci dovranno accompagnare per tutta la stagione. Ma Guari innanzitutto è un ragazzo giovane, ha un'ottima fisicità, quindi tra virgolette è un po' l'alter ego di Marconi, con più velocità. Magari più bravo ad attaccare la profondità. E quindi un giocatore che naturalmente sa muoversi molto bene su tutto il fronte d'attacco, perché comunque sa fare sia da punto di riferimento, ma nello stesso tempo anche muoversi negli spazi. E quindi va a completare non solo dal punto di vista del ruolo il reparto offensivo, ma anche con caratteristiche diverse dall'altro compagno e dagli altri attaccanti che abbiamo comunque in rosa. E per quanto riguarda Armellino, era solo quell'opportunità che si è aperta all'improvviso, perché quelle cose che ti ho detto in grande sincerità. Poi le cose si sono evolute, fortunatamente per noi, si è aperta questa trattativa e i direttori sono stati bravi a chiuderla velocemente. A proposito di Armellino, qual è la... Per caratteristiche, lui, come detto tu, può fare un po' tutto, quindi per andare a completare quella un po' la batteria dei centrocampisti, è chiaro che lo vedo in questo momento più da interno di centrocampo. Poi sapete e avete visto un po' tutto quello che sono stati gli allenamenti, che comunque c'è grande richiesta di muoversi in determinato modo per cercare di trovare più soluzioni di passaggio. E Marco è un giocatore di grande esperienza, di grande bravura tattica, quindi la posizione e poi lo spazio se lo va a cercare lui, all'interno naturalmente delle richieste che possa fare io per la squadra. Quindi è un giocatore che ci dà comunque tante soluzioni, perché sono quegli allenatori in campo che tutti noi vorremmo avere. No, dubbi non ne ho. Già ben chiaro gli 11 che inizieranno e lo sanno anche i ragazzi, ma importante sarà chi invece subentrerà, perché inizio stagione dove non ci sono inevitabilmente 90 minuti nelle gambe, ci sarà bisogno dei cambi, 5 cambi sono tanti, mi permetteranno di poter cambiare il 50% della squadra dei giocatori di movimento e quindi sarà fondamentale, soprattutto chi subentrerà, tenere alto il livello della squadra e non far rimpiangere chi viene sostituito.